farmi male, ma più che parole erano solo parolacce. Credo che ho dato tutto, forse troppo, per avere in cambio la metà. Ma bevo per dimenticare che il problema fosse soltanto la tua età. Una come me, dovrebbe fregarsene di te. Ma per una come te, fregarsene è fin troppo facile. Ho provato a non dare peso agli sguardi dei tuoi amici. Chissà poi tu cosa gli dici, sembravano felici, tranne te chissà perché. Come farò ad accettare le tue parole, che usavi per farmi male, ma più che parole erano solo parolacce. Erano solo parolacce. Erano solo parolacce. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Il dato dei contagiati segna quota 581 ed è una cifra molto alta. Il focolai si trova in tutti i posti di lavoro e il dato delle scuole non è inferiore a quello del resto della città. Di fatto si può dire che mentre in questa città i numeri crescono e la paura è veramente notevole, ciò che è evidente, ciò che è chiaro è che la politica trova il tempo anche di litigare. La maggioranza di cui è a capo il sindaco Lucio Greco è una maggioranza che ha i suoi malesseri e però trova il sindaco un angolino del suo tempo mentre si occupa di tamponi e di virus per metterli tutti insieme, guardarsi in faccia e dirsi le cose come stanno e andare avanti, perché questo teatrino è sicuramente insopportabile, questo litigare sui social, questo litigare in altre sedi è la cosa che in questo momento non dovrebbe esistere. Faccia quindi la sua parte il sindaco, del resto la responsabilità è sua. Questa maggioranza fatta di anime e sensibilità eterogenee l'ha messa lui in piedi. Non c'era sicuramente una unità ideologica o programmatica, ma l'ha messa insieme per arrivare al risultato in cui è arrivato, cioè governare la città, e ora deve essere lui a saperla tenere a bada. Per il resto si occupi poco di queste cose, il minimo indispensabile, perché c'è molto altro da fare, perché ci sono tante situazioni da affrontare. L'abbiamo letto nei giorni scorsi, i rifiuti, la sepoltura dei defunti su cui ha cercato di mettere un correttivo, ma anche la vita quotidiana e spicciola, le piccole manutenzioni che mancano, l'impostazione di programmi per uno sviluppo che ci siamo dimenticati che esiste. L'area di crisi, per esempio, che fine ha fatto? A che punto è questa area di crisi? È come se tutto dormisse, vero? C'è il Covid, ci sono sicuramente delle priorità, ma nel frattempo si può anche programmare, si può anche cominciare a pensare a un futuro, perché se non ci pensiamo è come se ci condannassimo da noi stessi. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi.
professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è Dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClick. La Farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. La Farmacia Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Radio Gela Express. Nove e tre quarti, il programma che consente ai giovani di esprimersi liberamente. Nove e tre quarti, per offrire un'opportunità di incontro fra i giovani e le istituzioni, per parlare di senso civico, di istruzione, di cultura e tanto altro. 9 e tre quarti, un'occasione di partecipazione attiva per informare e informarsi, per fare sintesi ed agire. 9 e tre quarti, una panoramica ed un'opportunità per esprimere il proprio spirito di iniziativa e per informare i giovani. 9 e tre quarti è un programma prodotto da Radio Gela Express, condotto da Alice Aldisio e con la voce fuoricampo del famoso Ade. 9 e tre quarti, il giovedì alle 18.30 ed in replica il venerdì alle 7.30 del mattino. In FM, sui social, sul sito e sull'app Radio Gela Express. E rieccoci qua, buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici radioascoltatori, ai nostri amici che ci seguono sulle pagine Facebook ed Instagram. Io sono Alice Aldisio e questa è 9 e tre quarti. Vi terremo in compagnia dalle 18.30 alle 20.30 come ogni giovedì del mese e della settimana. Io e l'irriverente e pungente Ade. Eccomi qua, buonasera Alice, come stai? Tutto bene, grazie, tu come stai? Benissimo, carichissimo, è una bomba stasera. Iniziamo allora scoppiettante. Oggi, prima di iniziare la nostra puntata con i nostri ospiti, perché oggi parleremo di sport, iniziamo a parlare, a trattare dell'attualità gelese, giusto? Sì, perché iniziamo. Io so che sono successe un paio di cose particolarmente strane e interessanti negli ultimi giorni, a tratti anche incresciose. Ecco, incresciose. Partiamo subito dalla prima. Noi settimana scorsa abbiamo avuto come ospite l'avvocato Francesco Giocolano, che ha portato in consiglio comunale la proposta del banco digitale. È stata portata appunto in consiglio comunale settimana scorsa ed è stata pure approvata, però abbiamo saputo che ci sono stati 8 astenuti. Sì, infatti, perché guarda, io me la sento non mia, però mi sento uno dei fautori di questa proposta. Come ti posso dire, è stato che quello che ha dato più voce e più eco alla proposta dell'avvocato Giocolano. Infatti io la cosa che seguivo il consiglio comunale streaming, quando ho visto che ci sono stati 8 consiglieri che si sono astenuti su un tema sociale, dopo che io avevo incentrato il mio post dove invitavo la cittadinanza ad accogliere questa proposta e anche all'imprenditore Maurizio Melfa, incentrando tutto sulla mannegazione, io volevo capire, perché non è un'accusa, attenzione, però volevo capire per quale motivo l'avvocato Romina Morselli, l'altro consigliere Giuseppe Morselli, Totò Incardona, Valeria Caci, Davide Sincero e Saro Faraci, e Vincenzo Cascino, mi pare, mi pare che siano 8 in tutto, sì. 8 in tutto, volevo capire il motivo, qual era, perché si sono astenuti a questa votazione. Da premettere che la mozione è passata ugualmente, ma io volevo capire il motivo qual era, se era
magari facciamo l'appello pubblico, Alice, che dici? Magari ci rispondono, non lo so. Certo, perché... noi facciamo un appello pubblico e noi chiediamo ai consiglieri che si sono astenuti il motivo per il quale lo hanno fatto e se hanno qualcosa da dire, noi siamo qua, come dicono i grandissimi comici Ficarra e Picone a Striscia la Notizia. Bellissima. Quindi siamo qui per sapere cosa ne pensano e il motivo per il quale si sono astenuti, anche perché la settimana scorsa, parlando con l'avvocato Giocolano, ci è sembrata ed è effettivamente una proposta utile, tant'è vero che è passata proprio perché la situazione attuale ne richiedeva la disponibilità di questi supporti digitali che molte famiglie non hanno. Quindi chiediamo il motivo per il quale loro hanno pensato che non era comunque una proposta valida da portare avanti per qualsivoglia motivo. Sì, perché Alice, guarda, io il pensiero che mi sono fatto, perché è inutile uscire subito col coltello in mezzo ai denti accusando, poi la maggior parte sono tutti miei amici, perciò capisci bene che sarebbe come una forma di andare a cercare il pelo nell'uovo, però io dico, ho incentrato tutto sulla mendicazione, anzi, contro la mendicazione. Il problema qual era? Dico, magari ce lo dicono loro qual è il problema, perché noi su un tema sociale come questo, dove è vero che c'è il bonus del governo, ma il bonus del governo è 500 euro a famiglia per i ragazzi, a famiglia per i dispositivi elettronici, però capisci bene che ci sono famiglie che hanno 2-3 bambini in età scolastica o studenti, con 500 euro i tastiere si cazzano, non i computer, perciò è questa la cosa che a me mi lasciava un po' sbigottito, dico ma per quale motivo? Infatti io la cosa che voglio dire è pubblicamente invitare questi consiglieri comunali a venire a sapere le motivazioni per cui si sono astenuti a questa votazione. Esatto, noi siamo qui per qualsiasi intervento, siamo qui anche telefonicamente o in video chat perché siamo diventati molto 2.0, quindi per qualsiasi informazione, o meglio in questo caso un commento in merito a questa mozione e alla loro decisione, noi siamo qui e siamo curiosi di sapere il motivo per il quale appunto si sono astenuti. Ora io devo ricordare però ai nostri radioascoltatori che non vogliamo fare assolutamente polemica, come hai detto tu, ma capire meglio le dinamiche che ci sono dietro, perché come dicevi tu magari hanno delle motivazioni, che sicuramente avranno, che li hanno spinti a prendere questa decisione. Sì, perché poi la domanda che mi faccio io è quella, dico ma andiamo poi tutti sui giornali a dire che vogliamo il bene della città e poi quando c'è una proposta simile tiriamo il remo in barca, o c'è una motivazione reale? Questa è la mia domanda. E noi siamo qua. Quindi questa è, diciamo, il primo argomento che si è molto discusso in queste due settimane. Poi invece c'è un altro argomento che è saltato all'occhio e ho letto un paio di articoli in merito, dove i protagonisti sono l'avvocato Morselli, il sindaco Lucio Greco e tanti altri, dove ho visto che il sindaco ha difeso la Morselli. Ma cosa è successo? Perché io non ho ben capito queste dinamiche. Guarda, io sono un po' userera su queste cose, cerco sempre di scavare, di informarmi, cercare di essere sempre informato su quello che ci circonda. Io penso che tutto sia partito prima dalle polemiche avute con l'altro consigliere Rosario Trenito, che è molto vicino a Forza Italia, a dire dei giornali di oggi. Ma io so che nella maggioranza, o mi sbaglio? Questa è una diatriba interna alla maggioranza, qui l'opposizione non c'entra, qui stanno litigando tutti e io ho un dubbio che ovviamente non posso, non mi va nemmeno ad accusare, ma è sempre una forma di, lo pongo sempre come interrogativo, cara Alice. Prima è iniziata con Rosario Trenito, poi si è spostata sotto un post del dottore Carlo Romano, che è in Forza Italia, sì. Che è in Forza Italia, dove addirittura ci sono stati uno scambio di commenti tra lui e la Morselli, dicendo se non ti sta bene esci dalla maggioranza, vai all'opposizione, cose pubbliche, non sono assolutamente cose nascoste.
ovviamente sconosciuta a chi non si interessa di politica, ma io bisogno userei da quello. No, cioè, ma anche perché io so che è stato fatto pure una battuta di Reartu e la tavola rotonda. Sì, sì, perché il post è di interessante. Cosa? Perché il post di, del dottore Romano era incentrato sulla tavola di Reartu, Lancillotto, Ginevra e tutti i cavalieri della tavola rotonda. Sinceramente io, vabbè, l'ho letta sta cosa, non ho voluto fare niente sulla pagina perché non mi sembrava il caso di, e come diceva, fino a quando si attaccano tra di loro mi faccio i fatti miei, poi non... E invece poi è successo che sta cosa è iniziata ad aumentare fino al punto che l'onorevole Mancuso ha difeso il consigliere Romano da questi attacchi da parte della Morselli, per poi arrivare ad un articolo fatto dal sindaco che difendeva la Morselli dall'onorevole Mancuso. Ora, capisci bene lì, sono cose che a me sinceramente mi parlano barzellette, perché io te lo devo dire, quando vedo una maggioranza che si è sempre saputo che erano una forma di cosa, no? Una forma di insalata mista messa insieme pur di vincere le elezioni. E allora aspetta, non mangiamo questa insalata, aspettiamo il tempo della pubblicità e riprendiamo i condimenti di questa insalata subito dopo. Ok. 9 e tre quarti, il programma che consente ai giovani di esprimersi liberamente, condotto da Alice Aldisio e con la voce fuori campo del famoso Ade. Quando vivi per lo sport, c'è solo una linea da seguire. Sportline. Sportline, la linea di chi va sempre al massimo. Sportline, 300 metri quadri nel cuore di Gela, dedicati a chi ama lo sport. Sportline. Sportline. Tutte le marche migliori. Nike, Adidas, Pyrex, Converse, Dea, Liu Giu Milano. Sportline, di Massimo Russello. Corso Salvatore Aldisio 359 Gela, anche su Facebook. Sportline, sport and fashion. Comar, noleggio macchine per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura destinati alle imprese, ai privati e agli enti pubblici. Macchine per movimento terra, sollevatori telescopici della Manitou, escavatori, mini escavatori, mini pale, terne, cestelli e elevatori, torri faro, macchine per la manutenzione del verde e tanto altro. Comar, azienda competitiva e preparata nel noleggio di furgoni chiusi e cassonati, autocarri, generatori di corrente e macchinari utensili come motocompressori, motosaldatrici e martelli demolitori. Comar, noleggia tutti i mezzi di cui hai bisogno. Chiedi un preventivo, siamo molto competitivi. Vi aspettiamo a Gela, in via Venezia 356, sulla pagina Facebook e sul web comargela.com. Telefono 0933 93 6655. Comar, le nostre macchine, a supporto del tuo lavoro. Semplice, facile e veloce. È il prestito con Gela Finance. Gela Finance è partner di Italcredit, società specializzata nell'erogazione di finanziamenti. Gela Finance, il modo più semplice per ottenere un prestito personale fino a 60.000 euro in 120 rate senza motivazione e a firma singola. Gela Finance, partner di Italcredit, è leader nella cessione del quinto, prestiti personali, anticipo TFS e mutui. Per info, Gela Finance, via Venezia 500, Gela. Numero verde 800 590 740. 800 590 740. Gela Finance, il prestito semplice, facile e veloce. Futuro Sicuro dell'Università Telematica Pegaso è il programma destinato ai giovani. Futuro Sicuro UniPegaso è il programma destinato ai giovani di età compresa fra i 17 e i 20 anni e comprende una retta complessiva di soli 1.500 euro rateizzabili, comprensivo di tasse universitarie e materiale didattico. Per iscrizioni di informazioni sul programma Futuro Sicuro UniPegaso, rivolgersi all'Università Telematica Pegaso, in corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, a Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook, Università Pegaso Gela. Computer Point del gruppo Trainito SRL è esclusivista per Gela del marchio Olivetti. Olivetti, alta tecnologia, elevata flessibilità, design innovativo e prestazioni avanzate. Computer, stampanti, fotocopiatori, registratori di cassa telematici, software per la fatturazione elettronica e tanto altro. Computer Point e Olivetti, due grandi aziende in sinergia per la vendita e l'assistenza tecnica. Computer Point è non solo computer, progettazione, arredamenti e sistemi di videosorveglianza per la casa e l'azienda. Computer Point, esclusivista Olivetti, è a Gela, in via Venezia 322. Sul web e su social, Computer Point Gela.
Per una macchina sempre perfetta, brillante e lucidata. Serve un'autocarrozzeria sempre pronta, disponibile e aggiornata. Autocarrozzeria Giuseppe Schembri, un'officina specializzata nella riparazione di carrozzerie di autoveicoli di ogni marca e modello. Personale qualificato adatto alle più moderne e sofisticate attrezzature e strumentazioni per la cura e le modifiche della vostra auto. Autocarrozzeria Schembri, non solo officina, ma anche servizi come macchina di cortesia, disbrigo pratiche di sinistri con consulenza legale a rimborso, soccorso stradale per il recupero di veicoli guasti o incidentati. Disponibile 24 ore su 24, 347 34 30 1088 347 34 31 088. Giuseppe Schembri è lieto di presentarvi l'autocarrozzeria proiettata nel futuro. Gela, via Immacolata Concezione 53, zona 7 Farine. Da Senza Arredamenti presenta Mobili Shop. Un nuovo reparto dedicato all'arredamento economico, classico e moderno, di qualità, di facile acquisto e a prezzi modesti. Cucina componibile da 3 metri, 1190 euro. Camera da letto, 600 euro. Cameretta per bambini, 400 euro. Parete attrezzata, 600 euro. Da Senza Arredamenti e Mobili Shop, prezzi bassi, sulla linea relax. Materasso singolo, 50 euro. Rete in metallo con doghe, 40 euro. Da Senza, la realtà di arredamenti più importante a Genova. Oggi anche centro reti e materassi della Flex 2000. Mobili Shop, un nuovo reparto dedicato all'arredamento economico presso Da Senza Arredamenti a Gela, in via Venezia, ad est cavalcavia per Macchitella. 9:15, il giovedì alle 18:30 ed in replica il venerdì alle 7:30 del mattino. In FM, sui social, sul sito e sull'app Radio Gela Express. E rieccoci qua amici, io sono Alice Oldisi e questa è 9:15 e vi terremo compagnia dalle 18:30 alle 20:30. Non ho detto che siamo in diretta streaming sull'app, siamo in diretta sulle pagine di Radio Gela Express e se i quadri potessero parlare gelese, e naturalmente potete rivedere la puntata e le puntate scorse sul sito www.radiogelaexpress.it. Dopo questa piccola e breve premessa ritorniamo alla nostra insalata, perché stavamo parlando di condimenti un po' particolari. Sì, sì, Alice, eccomi qua di nuovo. Il discorso era che sta diatriba, sta sciarra nella maggioranza, a me, io la pongo sempre come cosa, come interrogativo, no? Mm-hmm. Ma stanno facendo sto casino per gli assessorati? Ma può essere che vogliono il secondo assessorato, quello di Forza Italia? E stanno facendo sto macello, creando casini sui giornali, poi facendo ridere pure i cavicchi dei seggi, perché non è una cosa che può passare inosservata. Dico, ma per quale motivo? Tu che pensi? Secondo te Ali è per le poltrone, Gio? Ma non lo so, io penso che questa sia una novità, direi io. Quindi ti rispondo così: questa è una grandissima novità, ma come perché novità? Non si è mai visto. Ma come una novità? Guerra per ma le come poltrone. Novità? Ma abbiamo un'amministrazione che litiga dal secondo giorno per le poltrone, Catalice. Mica è una cosa nuova questa. No, per me è una novità. Io ti ho risposto che tutto questo mi sembra una novità, quindi penso di averti dato la mia risposta. Vabbè, io penso che alla cena di San Giuseppe un mangiano sette, perciò qui la situazione è, ne hanno fatte tante liti per le poltrone e questa con le altre. Ma bisogna capire, come dico sempre, come abbiamo detto all'inizio, qual è il loro punto di vista, perché a me piacerebbe sapere il loro punto di vista, perché si muovono in questa maniera, qual è l'azione, la potenza che li fa spingere ad affermare alcune cose e a comportarsi di conseguenza. Quindi, come ho detto all'inizio, noi siamo qua, vogliamo sapere il loro punto di vista e soprattutto capire perché hanno questo tipo di atteggiamenti e cosa succede all'interno dell'amministrazione comunale e soprattutto all'interno della maggioranza, perché stiamo parlando sempre di diatribe all'interno della maggioranza, neanche con l'opposizione. Ma guarda, l'opposizione si fa l'opposizione, pur essendo sottodimensionata si fa la sua opposizione, ma qui guarda, raggiungiamo livelli, Alice, assurdi veramente, perché qualcosa di allucinante.
dobbiamo, qualcosa di allucinante, dobbiamo capire, noi siamo curiosi, io sono curiosa, penso che anche i nostri amici e radioascoltatori siano altrettanto curiosi, quindi aspettiamo i consiglieri o gli assessori e chi di dovere a darci delle piccole informazioni e spiegazioni, sempre se loro siano propensi a darcele naturalmente. Che dubito, perché poi alla fin fine, se poco fa ho detto che la cena di San Giuseppe, un Vangelo sei, Vangelo sette, stasera ti dico l'opium alla coscienza, soccopra pensa. Perciò penso che non riuscirà, non avremo risposta su sta cosa. Come al solito sei sempre molto pungente. Tagliente, sì, stasera ho la katana in mano. Oh, hai capito, Ma invece io so che sono successe anche altre cose. Tu hai qualche notizia in merito, perché tu sei molto gossiparo. Ma così parlo relativamente, quando si parla di politica io penso una cosa, che la condanna per chi non si occupa di politica è quella di essere governati da esseri inferiori, perciò io penso che ognuno di noi ha l'obbligo di occuparsi di politica o almeno di informarsi di politica, di quello che ci circonda, da quella locale a quella nazionale. Beh, potremmo riprendere, scusami se ti interrompo, proprio gli insegnamenti di Platone. Platone pure diceva che un uomo, per sentirsi veramente appagato nella propria vita, era il fatto che doveva interessarsi della propria città e soprattutto doveva essere parte attiva all'interno dell'amministrazione e del fare della della polis, città, no? Della polis. Quindi è giusto che i nostri cittadini siano informati in merito e soprattutto che si muovano a fare qualcosa, perché l'associazionismo, le associazioni di qualsivoglia tipo sono sempre utili per migliorare la città in sé. Però non cambiamo discorso, perché io so che tu hai delle altre informazioni per me. Sì, no, ma informazioni relative. Guarda, altra cosa, che io questa settimana ho pubblicato un post inerente all'onorevole del 5 Stelle o Grillino, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, Nuccio Di Paola, dove vado a guardare la sua pagina ed è praticamente una pagina incentrata tutto sul provocare l'invidia sociale nelle persone. Guarda, tu se fai un giro sulla sua pagina è qualcosa di... veramente, ma manco il, come ti posso dire, il peggiore dei peggiori di estrema destra o sinistra fanno così. Lui dalla mattina alla sera provoca invidia sociale, provoca invidia sociale su qualsiasi cosa, sul fatto degli stipendi, che poi non ho capito, gli stipendi dei politici posso andare contro il mainstream, ma per me il risparmio sugli stipendi è qualcosa di... che non porta a niente se non soddisfare l'invidia sociale, diciamo così, perché i soldi, con lo stesso fatto come il taglio che si è fatto all'ARS o il taglio ai parlamentari, e ora vogliono pure il taglio agli stipendi, vabbè, se dobbiamo ridurre la politica a soddisfare l'invidia sociale nella gente poco istruita, che facciano pure, perché tanto è oggi uno dei danni, è uno dei danni che... Oggi ci giù pesante, Sì, oggi sono avvelenatissimo, guarda, oggi sono col coltello in mezzo ai denti. Ma io ti posso dire comunque, come voce del popolo, che credo che il taglio degli stipendi o comunque il loro ridimensionamento, voglio dire, non sia neanche tanto scorretto. Il taglio dei parlamentari invece magari Alice, là... Alice, ma è scorretto su che, quando vai a risparmiare... Che cosa porti? Perché cosa? Per soddisfare quello che possibilmente passa le giornate sul divano dalla mattina alla sera e dice vabbè, quello che ha investito soldi, tempo e salute nello studio per arrivare a certi livelli e ha invidia e mandagazione verso quella persona o quell'esponente politico. Io la penso così. Ma qui potremmo aprire un bellissimo dibattito che magari nelle prossime puntate lo riandiamo a riprendere. Ora però voglio cambiare nettamente argomento e parlare dei nostri ospiti e soprattutto dell'argomento di oggi, che è sport. Noi oggi abbiamo Cristian Longobardo e Salvatore Spinello, due ragazzi impegnati nello sport ma con funzioni e attività nettamente diverse. Ora, il primo ospite è Cristian Longobardo, che io già so che è collegato con noi, no?
Sì, sono collegato. Buonasera a tutti. Ciao Cristian, come stai? Ciao, molto bene. Tu come stai, Alice? Bene, bene. Ciao Cristianuzzo. Ciao Ade, come va? Benissimo, benissimo. Non l'hai sentito bene, che bene. È particolarmente pungente oggi? Ho attivo. Sentito, ho sentito, sono collegato con voi da una mezz'oretta, ho ascoltato per bene in silenzio, ho sentito le vostre discussioni politiche avvincenti e ho visto che è tagliente, come diceva lui, con la katana in mano oggi. Allora, invece presentiamo appunto il nostro carissimo Cristian. Cristian è il responsabile della FITAV Gela per la disciplina dello skit, una disciplina che è poco... conosciuta effettivamente, magari a volte poco praticata, perché i ragazzi tendono più verso il calcio, il tennis. Quindi oggi mi piaceva e ci piaceva approfondire di più questa disciplina, che è una fantastica disciplina che ha bisogno di tanto concentrazione, disciplina. E chi meglio di te poteva spiegarcela ed approfondirla, perché hai vinto innumerevoli gare, hai diversi attestati. Sì, ti ringrazio per la presentazione. Ti sto a parlare qui della mia grande passione, che è lo skit, è una disciplina del tiro a volo, una disciplina olimpica, perché ricordo che il tiro a volo, nonostante abbia una praticazione comunque veramente minima rispetto a quello che possono essere gli sport come il calcio, la pallavolo, il tennis, è uno sport olimpico dove l'Italia veramente è tra le più forti al mondo. Siamo tra i più titolati per quanto riguarda le medaglie olimpiche. Quindi siamo molto noti nel mondo per questa disciplina qui. Mi fa tanto quella piacere. Quella che pratico io è lo skit in primis, che è una delle due olimpiche, sono fosse olimpica e skit. Ecco, ci spieghi meglio come avviene la pratica di questo sport, in che cosa consiste? Dunque, è uno sport in prevalenza individuale, perché in primis, anche se esistono parecchie gare a squadre, dove ora più avanti ti dirò una novità, soprattutto per il gelesi, che non ti sto qui a dire, la dirò tra poco, è una disciplina individuale dove la persona deve avere una concentrazione veramente massima. Parliamo del tiro a volo, come spesa fisica, come dispendio di energie non è esageratissima, perché comunque si fa in pochissimi movimenti, è uno sport molto tecnico e molto mentale, quindi la concentrazione avviene, è una psicofisica come concentrazione, per cui dobbiamo essere sempre molto preparati e molto bravi sia a livello mentale che a livello sportivo, ed è una cosa difficile ma avvincente al massimo. Se qualcuno si avvicina, anzi Alice, ti invito qualche volta a farti una passeggiata qui a Gela. Verrà, te lo prometto. Faccio provare la sensazione, il piacere, il botto, il rumore, il silenzio, l'odore che c'è a contatto con la natura, perché uno sport all'aperto è meraviglioso. Cristian, con me giochi a mani basse, perché io con Ade ne parlo continuamente e non vedo l'ora di fare questa esperienza, perché mi affascina e devo dire che è una cosa che ho sempre voluto fare, quindi per fortuna ho questo grande amico che può portarmi all'interno di questo sport. Che poi c'è sono una cosa. Molto contento. Scusatemi se mi intrometto, ma io in questo momento ho gli occhi a cuoricino, perché per me è uno dei più bei sport al mondo ed è qualcosa di meraviglioso, perché io l'ho praticato per un periodo di tempo. Cristian è il mio amico, a Gela abbiamo delle realtà bellissime, abbiamo avuto e continuiamo ad avere delle realtà bellissime, perciò capisci bene che capisco perfettamente quello che dice Cristian in base alle mie esperienze. Certo che immaginare te con gli occhi a cuoricino è un po' strano. Sì, stasera proprio. Ah, dei cuoricini neri, ma cuoricini comunque, ma non saranno rossi magari, sono neri. Ah, disgraziato. Esatto. Però il nero è figo, dai, si usa. Assolutamente. E allora, quali sono queste novità? Mi hai parlato allora, di novità. Allora, oltre che le novità, volevo dire una cosa molto importante per i tiratori gelesi e per tutta Gela, e anche per me. Io sono di Caltanissetta, però comunque da parecchi anni sono ormai tesserato, quindi mi sento un po' gelese. Ti abbiamo adottato. Sì, per quanto riguarda lo sport, assolutamente sì. Perché ormai, come diceva Ade, siamo un pugno di amici, non siamo più solamente dei concorrenti, perché alla fine ci sfidiamo tra di noi. Però in realtà siamo degli amici, è una cosa che si fa insieme, che poi... si crea un legame quasi, quasi parentale, è una cosa molto bella. Dunque quest'anno, dopo tantissimi anni che in prima persona cerco di creare una squadra vincente, delle squadre potenti, delle squadre belle, al di là dell'attività individuale che comunque mi ha già dato tanto e quindi avrei il piacere di far crescere la situazione per quanto riguardano le squadre, siamo riusciti con la squadra di Gela del TAV Combat Club ad arrivare terzi nella gara più importante dell'anno, che è il campionato di società nazionale, che si è tenuto in Campania.
siamo arrivati terzi, che ti garantisco che è un risultato veramente importante, perché sono tantissime le squadre che partecipano, sono veramente tante e tutte fortissime, con preparazioni storiche, con anni dietro di esperienza diversi da quelli nostri. Noi siamo delle squadre comunque giovani, dei tiratori che sparano da pochi anni. Il più esperiente forse sono io, che sparo da una quindicina d'anni. Allora, gli altri sono ragazzi che sparano da poco, ma talentuosi, forti, che hanno portato, grazie a questa unione che si è creata amichevole, grazie a questa famiglia che si è creata, abbiamo avuto un risultato fantastico. Sì, ma perché poi a Gela mi pare che abbiamo noi Peppe Frucione, c'è Alberto Macanuco, c'è Nicola Dominante. Esattamente, che sono i componenti della squadra, sono tra i sei componenti, perché la squadra sono composta da sei, i gelesi sono questi qui, c'è Francesco Cantavenera, che è di Licata, c'è Peppe Frucione, che ricordo Peppe Frucione qualche anno fa ha vinto il campionato italiano, quindi comunque è una persona titolata, e Alberto Macanuco, che è un ragazzo gelese circa trentenne, un ragazzo che mi ha insidiato parecchio, perché io prima vincevo facilmente, da quando hanno cominciato a sparare questi ragazzi qua... mi hanno reso la vita dura. Il tiravolo siciliano è diventato competitivo. Capisci bene che io conosco benissimo Alberto, e Alberto è... Penso che dovresti conoscerlo abbastanza bene, se non ricordo male. Quando si mette a sparare, lui si isola completamente dal mondo, lui è lui il fucile, il piattello, e poi non vede niente, non ascolta niente, spegne i telefoni. Quando c'è una passione di quel tipo... le conseguenze sono quelle, poi, no? Ed è assolutamente giusto. L'hai detto, quando c'è la passione non esiste più nient'altro, e sono veramente contenta che qua a Gela e in Sicilia abbiamo un primato invidiabile. Assolutamente sì. Assolutamente sì, un primato davvero, perché è una cosa che non si era mai verificata nella storia, almeno nella storia recente, quella che possiamo ricordare a memoria, una cosa del genere. Ma chi si volesse avvicinare a questo sport, a questa associazione, a chi si può rivolgere? Allora, si può rivolgere, intanto c'è un sito federale che è il sito fitav.it, e un secondo sito nostro regionale che è fitavsicilia.it, dove si spiegano tantissime cose, dove... Intanto posso già accennare che per i ragazzi minorenni non è assolutamente un problema per le armi, perché esistono dei centri CAS, che significano centro avviamento allo sport, dove i ragazzi possono iscriversi. È il centro avviamento allo sport per Gela, il riferimento è il Campo Combat Club. Anche l'Eni Group ha il centro CAS, dove in pratica i ragazzi possono tranquillamente iscriversi anche senza porto d'armi e possono cominciare ad avviarsi a questo magnifico sport con degli istruttori. E considera che tutto, al di là del pagare il costo del piattello delle cartucce, l'istruttore è completamente gratuito, a carico della FITAV. Quindi per cui anche il fucile verrà prestato dalla FITAV, cioè i costi sono veramente bassi per iniziare. Irrisori, fantastico. Quindi io invito a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando e ci stanno guardando sulle pagine Facebook di avvicinarsi a questo magnifico sport. Abbiamo visto che c'è Cristian, che poi è simpaticissimo, io conosco, ti mette veramente a proprio agio. E poi tutti gli altri ragazzi che hai nominato, Alberto e gli altri, li conosco, quindi sono veramente dei ragazzi educati, che hanno una forte passione e molto simpatici. Quindi io invito a tutti coloro i quali hanno la passione per questo sport, per le armi, di avvicinarsi a questa associazione e di iscriversi. E invito tra l'altro anche Ade, attraverso la sua pagina di Se i quadri potessero parlare gelese, a scrivere un articolo in merito, un post, dove andiamo a citare i siti che tu hai appena nominato, Cristian, per poter avere informazioni in merito o comunque per iscriversi. Assolutamente sì, mi metto anch'io in prima persona, qualora fosse necessario, a dare una mano per avviare questo sport, perché è la mia più grande passione, per cui toglierò tempo al lavoro tranquillamente per andare appresso alla federazione e a quello che è lo skit, nella disciplina che mi piace più delle altre. Quindi intanto ti invito a venire, per cui quando ci sarai tu magari faremo una diretta online direttamente dal campo, se ti piace. Possiamo registrare dei video e mandarli magari online. Sarebbe bellissimo, guarda. Perché no? Le tecnologie le abbiamo ormai, si può fare. Sì, accetto questo invito molto con gioia e non vedo l'ora di venirti a trovare e di praticare questo bellissimo sport e di avere già la possibilità di sparare, anche se, essendo che io non vedo molto bene, porto gli occhiali, non so fino a che punto c'entrerò il bersaglio. Magari c'entro qualcun altro. Non è semplice, ma ti garantisco che si fa. Se passate magari posso centrare lui. No, è più fisicato di un piattello sicuramente. Ma quello senza dubbio, però guarda, in ogni caso metteremo delle sagome
molto 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 familiare ad Alice, così è sicuro che le prende. Esatto, e sappiamo già a chi mettere. Comunque Christian, invece la situazione Covid come ha influito sulla pratica di questo sport? Dunque, nel nostro sport, come in tutti gli altri sport e come tutto quello che si è successo in questo anno pazzesco che è stato il 2020, è stata chiaramente complicata. Nonostante il nostro sport si faccia all'aria aperta e le distanze di sicurezza siano garantite, abbiamo avuto una restrizione importantissima delle gare. Le gare sono state veramente poche, quindi ci siamo allenati veramente poco, la partecipazione è stata bassissima, ma è giusto così, era una cosa scontata. Però è uno sport che si può fare e si può continuare a fare tutt'oggi in estrema sicurezza, tant'è che non hanno chiuso i tir a volo. Il tir a volo anche oggi può essere praticato nonostante non ci siano gare, quindi magari gli incentivi siano pochi, però si può praticare. È uno sport all'aria aperta, uno sport individuale, le distanze sono, come dicevo prima, assolutamente garantite, per cui non è per niente un problema. Oh, bene, bene. Io comunque mi aspetto che quando vengo da te dopo si fa una scampagnata, una grigliata, perché se questo no... mi sembra il minimo. Ecco. Andenza sempre dalla, va a mangiare, perché sì, mica, io personalmente sì, sono una buona porchetta e me ne vanto. Eh sì, non possiamo assemblarci troppo, però... Assemblarci, so che ti occupi di ricambi, ma si dice assemblarsi, Cristiano, assemblarsi di bolluna. Vabbè, vuoi, quindi quando fa così, quando fa così è insopportabile. Ma figurati, sto scherzando, dai. No, ma figurati, non c'è nessun problema, accetto lo scherzo, mi fa piacere, anzi. Volevo aggiungere una cosa molto importante. Nell'ultimo Consiglio Federale Nazionale che si è tenuto il 7 novembre a Roma, hanno nominato due consiglieri federali nazionali nuovi, che sono Giuseppe Di Giorgi, il nostro attuale presidente regionale, e Adriano Avveduto, una persona molto nota nel tir a volo nazionale, perché figlio del grande Rosario Avveduto, ex vicepresidente nazionale, scomparso qualche anno fa. E grazie a loro sono certo che da questo anno in poi per la Sicilia ci potranno essere tantissime nuove opportunità per quanto riguarda il tir a volo e la FITAV, perché sono due persone molto competenti e molto capaci. Covid permettendo, caro Christian, perché guarda, assolutamente sì, assolutamente dobbiamo pensare in primissima maniera alla salute, quindi la salute viene davanti a tutto. Se questo Covid riusciamo a sconfiggerlo, come sembra, con i vaccini eccetera, potrà essere una cosa non troppo lontana. Penseremo nuovamente al nostro sport in maniera seria. Sì, perché tanto se speriamo di sconfiggerlo col buon senso, speranze non abbiamo. Perché? Il buon senso dei cittadini, dico, però... e alle volte anche della politica locale. Assolutamente d'accordo. Noi allora ci auspichiamo che questo brutto periodo passi in fretta e che i vaccini possano svolgere il loro compito e soprattutto essere alla portata di tutti. E inoltre ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e soprattutto per l'invito, che colgo, ti ripeto, con molta gioia e non vedo l'ora di venirti a trovare. Grazie a te, non vedo l'ora anch'io di vederti e di incontrarci, sparare insieme e fare questa grigliata, dai. Alla prossima allora, Christian, ciao. Ci sentiamo, ti saluto, ciao. Ciao Christian, Alice. Un abbraccio. Ciao Ade. Ciao ragazzi. Baci, ciao virtuali, tutti. Baci virtuali. Ciao, mamma, bacio. Ciao. Ade, sei contento finalmente che abbiamo parlato di questo magnifico sport? Mizzica, e come, gioia mia. Beh, ma sono felicissimo, guarda, l'ho detto gli occhi a cuoricino. Quindi stai attento che quando ho un fucile in mano non si sa mai. No, tutto affetto. Noi lo carichiamo a baci ed abbracci, non a piombo. No, che c'entra? Io devo sentire lo sparo, devo sentire la potenza nelle mie mani. Devo sentire. È vero, perché tu sei tutto tranne che petalosa, vero? No. A me piacciono i fiori, però non tranne, sono petalosa. Tranne che petalosa. Quindi abbiamo parlato di questo magnifico sport con Christian Longobardo, che ripeto saluto e ringrazio con tanto piacere, e adesso mandiamo il primo brano della puntata e ci vediamo qui tra pochi minuti con il secondo ospite.
Sì, sì, sono presidente provinciale dell'ASI, appunto gerente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Da circa 3 anni però l'ASI ha attivato attraverso il Ministero delle Politiche Sociali anche il proprio riconoscimento del Ministero, così che abbiamo potuto allargare anche non solo i nostri servizi alle associazioni sportive, ma anche alle associazioni poi quelle che verranno chiamate APS, ovvero tutto il mondo culturale. Questo ci permette naturalmente una collaborazione ormai a 360 gradi con tutto il mondo associativo, cosa che già abbiamo fatto in passato dal punto di vista naturalmente come amicale, no? Adesso invece lo facciamo anche dal punto di vista professionale. Ed è un'ottima cosa, perché so che sei sempre stato molto attivo sul sociale, non solo con lo sport ma anche con eventi culturali di vario genere, tra l'altro non ti sei appunto fatto mancare nulla. Per quanto riguarda invece lo sport, io so che quest'estate hai firmato una carta molto molto importante. Sì, questa era una delle chicche appunto che ancora sono segrete. Personalmente mi hanno fatto richiesta di entrata all'interno. Sì, sicuramente appunto come dice Ade erano segrete. Naturalmente sono stato preso parte all'interno del comitato scientifico del Parco di Montelungo. In più come ASI abbiamo fatto un accordo appunto per realizzare gli eventi con tutto ciò che verrà realizzato nel parco. Questo è un importante progetto che stiamo portando avanti con diversi professionisti a livello nazionale ma anche internazionale. Naturalmente ci fregiamo di farne parte. Ma tra l'altro negli anni precedenti hai pure avviato delle attività e degli eventi sportivi durante l'estate, che quest'anno ahimè è saltato a causa del Covid. Ne vogliamo parlare? Sì, il Covid ha flagellato il mondo sportivo nazionale, devo dire, non solo locale. Però noi come ente, fortunatamente anche grazie poi alla collaborazione con tutte le associazioni, abbiamo dato anche il buon esempio. Ci siamo voluti fermare volutamente anche prima rispetto a quelle che erano le imposizioni nazionali, appunto perché la sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto. Quindi ci siamo fermati con tutti gli eventi, abbiamo dato un blocco fino a data da destinarsi, però nonostante questo abbiamo proseguito anche con tutta una serie di attività per adesso naturalmente online, ma che sicuramente poi quando potremo rifaremo dal vivo. Ma speriamo molto molto presto. L'ASI di quale sport, che sono tanti, di quale sport si occupa? Cioè, quali sono gli sport che fanno parte appunto di questa associazione? Allora, fortunatamente anche abitando ed avendo proprio la sede qui, cosa che 6 anni fa ho voluto fortemente portare da Caltanissetta a Gela, dicevo fortunatamente noi abbiamo la possibilità di interagire con una miriade di discipline diverse, non solo appunto come quello che è più famoso, il calcio, ma abbiamo la ginnastica, gli scacchi, il kitesurf, e la dama, il tiro a piattello appunto come si è sentito poc'anzi, e mille altri sport naturalmente, tranne quelli invernali che ancora però ci stiamo attrezzando. Ci stiamo cercando di fare venire anche la neve anche qui a Gela. Ormai ci sono il prossimo sindaco, raga, nel programma elettorale inserirà proprio come nel film 7 all'8 di Sicarra e Picone, quando arrivano poi in Piazza Umberto le cose, esatto. I gatti delle nevi per spalare la neve, la disgrazia che si mangia. Lo diremo e lo diciamo qui, faremo venire la neve qua a Gela. Nevicare ad agosto con 43 gradi. Esatto, no? Esatto, e dobbiamo metterci le pellicce. Ma sicuramente è una cosa che va a nostro vantaggio, quindi appoggeremo il prossimo sindaco che dirà una cosa del genere. Ci attrezziamo, tanto si può fare, anche artificialmente si può fare, la possiamo rendere reale, non è un sogno, ma sono solide in realtà. Ah, e poi come dicevo è un quel film per sconfiggere anche la siccità, perché poi che succede? La neve si scioglie, va nei ruscelli e possiamo irrigare, no? Mica abbiamo dei problemi con le dighe che ce li portiamo dagli anni 80. No, ma perché dici queste cose? Non sono del tutto delle novità. Io vorrei capire dove prendi queste informazioni, perché io ad esempio non le sapevo. Tu, Salvatore, le sapevi? Assolutamente, anzi grazie ad Ade che ci sta dando queste informazioni. Beh, visto, cioè Ade, le informazioni che qua non sappiamo mai nessuno. Qui c'è gente che si informa, qui c'è gente che non lascia dietro niente nemmeno. Anzi, come si diceva a Bolzano, noi spighe indietro non lasciamo. Wikiade, wiki Ade. Wikipedia.
No, Adepedia. Adepedia, che però mi fa pensare più a più che a Wikipedia, mi fa pensare a piedi. Adepedia, proprio, certo. Non lo so fino a che punto. Cioè, Wikiade mi piace un po' di più. Salvatore, che cosa pensi? Che siamo proprio due scappati di casa. No, sicuramente è un ambiente familiare e accogliente, quindi non potevo desiderare di meglio. Di parte, non vuole dire quello che realmente pensa, perché sta pensando tante brutte cose, secondo me, in questo momento. Il mio ruolo me lo impedisce. Tornando invece allo sport e tornando serie anche per un breve periodo, tu parlavi di tanti sport e del fatto che vi siete fermati giustamente per dare l'input che bisognava rispettare le normative che c'erano, e soprattutto per dare la possibilità a tutti i ragazzi di stare in sicurezza. Ma adesso qualcosa è cambiato? Avete ripreso magari anche in piccola parte alcune attività, o diciamo c'è questo momento di stallo? Allora, attualmente pochissime discipline possono essere fatte, il decreto nazionale ci impone solamente alcune attività all'aperto, e tra l'altro singolarmente. E con queste imposizioni pochissime società appunto possono purtroppo fare attività, ma nonostante questo, però, come ti dicevo prima, c'è stato un bellissimo esempio da tutte le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno preso, si sono fatte carico appunto anche di questo grande peso e responsabilità, e quindi adesso sono ferme. Però nonostante questo devo dire che il primo input, per esempio, arrivò da Special Olympics, ricordiamo qui rappresentato in zona da Natale Saluce, che è responsabile regionale di Special Olympics, dove per primi hanno messo le attività online. In un periodo dove tutte le federazioni, tutti gli enti erano quasi scoraggiati, perché il mondo sportivo si era fermato praticamente a 360 gradi, Special Olympics e i ragazzi hanno dato ancora una volta un bellissimo esempio. Infatti grazie a loro poi tutti gli altri si sono quasi adeguati a questa nuova forma. C'era stato poi un bellissimo spiraglio durante il periodo estivo, ma sapevamo bene che era un fuoco di paglia, infatti anche noi abbiamo dato tutta una serie di direttive ancora più restrittive in quel periodo, in maniera appunto da non favorire poi quello che sono stati i contagi. Però posso dichiarare qui, come lo farò in tutte le altre sedi, non un solo infettato è uscito dal mondo sportivo, e abbiamo anche dati alla mano per questo. Ed è un ottimo, ottimo traguardo che avete raggiunto, perché effettivamente, soprattutto per gli sport che mi hai nominato, come la ginnastica artistica e tanti altri, l'atletica, che richiedono comunque non possono essere rispettate le distanze di sicurezza, non aver avuto nessun contagio è un ottimo traguardo, perché avete salvaguardato ancora una volta tutti gli sportivi e tutti i ragazzi che si rivolgono a voi. Quindi avete dato di nuovo prova che siete un'associazione seria, che si preoccupa dei ragazzi a 360 gradi. Assolutamente, perché comunque il nostro obiettivo principale è sempre quello della salute dei nostri ragazzi, dei nostri atleti, quindi tralasciamo quello che poi sono la parte economica o anche la parte degli eventi, che poi ci permettono di farci vedere poi a livello insomma pubblico. Però principalmente il nostro obiettivo deve essere comunque l'aspetto sanitario e naturalmente anche igienico, per quanto riguarda appunto la parte del Covid. Quindi su questo noi saremo sempre fermi e daremo sempre le impostazioni e le direttive in modo che si prosegua sempre su questa linea. E come invece eventi state? Io immagino che questo periodo è una fase organizzativa, quindi come eventi magari qualche chicca da darci, cosa state organizzando di bello per un futuro dove magari possiamo di nuovo riabbracciarci o comunque stare a una distanza che possa permettere un evento o un'attività appunto in questo caso sportiva? Allora, oggi sarà appunto esprimo un altro segreto poi anche ai radioamatori che ci stanno seguendo, oltre che naturalmente andare a ripetere quello che è il Summer Asia Export, il nostro evento ormai di punta da cinque anni, che ricordo aveva all'interno 3 campionati nazionali e 8 regionali, quindi anche turismo sportivo, magari ne parleremo anche di questo, e accosteremo parallelamente a questo gli Asi Funny Games, che non sono altro che degli sport, naturalmente stile
Giochi Senza Frontiere, che dedicheremo ai dilettanti. Quindi il Summer Asia Export verrà dedicato agli agonisti, mentre gli Asia Funny Games li dedicheremo ai dilettanti. Quindi wow, Ade, possiamo partecipare da dilettanti? Al massimo se fanno Takeshi Castle, guarda, perché non so se ma forse sei troppo piccola per Takeshi Castle, oppure Mai Dire Banzai. Salvatore ricorderà Mai Dire Banzai, quando c'erano quei giochi giapponesi che si organizzavano con mostri e c'era un macello bellissimo. No, più o meno l'impostazione è più o meno quella, quindi seguiremo anche quegli insegnamenti per poterli ripetere poi. Bellissimo, bellissimo veramente. Hai visto quante cose ti sto facendo scoprire? Non sei solo tu che dice delle belle chicche e delle belle novità, io ti porto qui fior fior di persone illustri. Qua Salvatore è un illustre, non sappiamo cosa dire prima. No, guarda, noi abbiamo solamente ospiti illustri, non vorrei sminuire Salvatore, ma sono tutti allo stesso livello. Noi abbiamo ospiti di un livello stratosferico proprio. Qua la svelinata sta andando. Sì, proprio sei un ruffianazzo. No, direi però che solamente io sono stupefacente, da Spinello. Sì, da Spinello è stupefacente. Giusto, certo. giusto. Tu invece, Salvatore, qual è lo sport che ami praticare? Qual è quello che ti appassiona? Dal fisico, lanciatore di coriandoli, forse. Ma si può buttare fuori? Sì, oppure... sì, sì, se vuole possiamo buttare fuori. Allora, non si direbbe appunto né dal fisico, appunto, soprattutto dall'altezza, ma io giocavo a pallavolo, che resta comunque il mio sport preferito. Facevi quello che ancora... il bonsai dei giocatori di pallavolo, praticamente. Più o meno sì, ma anche il palleggiatore. Cioè. Io invece il mio fisico è un fisico da sollevatore di ipotesi. Questo è bellissimo, qua diamogliene atto perché è bellissimo. Un fisico da sollevatore di ipotesi. Possiamo aggiungerlo anche ai prossimi eventi, magari con un campionato regionale, visto che abbiamo... Certo. Come solleva le ipotesi Ade, non le solleva nessuno. Noi ti stiamo dando degli spunti importanti, perché io e Ade siamo degli amatori dello sport, ma così tanto che noi amiamo dire ai nostri amici: andate a praticare sport, quando voi terminate vi aspettiamo con la Coca-Cola, le patatine, per riprendervi dalla fatica fatta, supporto, o anche un dolcino. Il supporto è importante, perché anche lo spogliatoio poi è parte integrante, non solo coloro che vanno in campo, quindi è importante anche il vostro supporto. Ecco, lo immaginavo. Comunque, tu hai parlato del Summer Asia, sì, a cui io tra l'altro l'anno scorso, non quest'anno, l'anno appunto precedente, ho seguito perché... facevo anche diversi articoli e mi sono veramente tanto appassionata, perché come hai detto tu c'era una moltitudine di sport e effettivamente un turismo sportivo che non avevo visto io personalmente. Quindi, che hai detto tra l'altro che già da 5 anni doveva essere il sesto anno, questo evento da dove è partito? Qual è stata l'idea di partenza? Allora, tutto nasce dalla voglia di far conoscere le nostre eccellenze, quindi i nostri ragazzi, i nostri atleti e le nostre associazioni. Poc'anzi, prima di me, abbiamo avuto Christian, che comunque viene considerato tra gli sport, diciamo, minori, no? meno conosciuti rispetto a quelli che sono il calcio, la pallavolo e il basket. L'obiettivo dell'Asia, e quello che mi sono posto appunto 6 anni fa, era appunto questo. Perché mi sono reso conto che anch'io personalmente, nonostante fosse nella dirigenza sportiva, non conoscevo la maggior parte dei nostri atleti, anche che avessero raggiunto livelli nazionali e non solo. Quindi da quel momento abbiamo iniziato con questo bellissimo progetto che adesso possiamo dire ha dato i suoi frutti e grandi soddisfazioni. Che tra l'altro ricordo non c'era appunto solo pallavolo, tennis, basket, cioè c'era pure il torneo di scacchi, game anche come videogiochi, c'è sì, stato... Perdonami Alice, ma abbiamo anche noi il tiro con l'arco, l'atletica leggera, mi pare che ci sia Monica Contrafatto. Che è una medaglia olimpica. C'è Samuele Licata, che è campione mondiale, quarto arrivato. Kimberly Scudera. Assolutamente. O Scuderi, non mi ricordo se Scudera o Scuderi. Kimberly, Peppe Frucione, perché è campione nazionale di terza categoria di skit. Alberto Maganuco è stato un sacco di anni campione regionale, sempre consecutivo, sai, tipo Mike Tyson, che era incontrastato poi
chissà cosa gli è successo, ed è un po' allentato, però capisci bene che noi l'eccellenza ce l'abbiamo, e lo sforzo che facciamo, pur avendo una mancanza di strutture adeguate, io dico, immaginate cosa si potrebbe fare se avessimo le strutture adatte per far allenare e gareggiare tutti gli atleti che abbiamo a Gela. Proprio su questo volevo intervenire, dando un'ulteriore chicca ai redematori che ci ascoltano. Ormai sì, è la serata delle chicche. Proprio quest'anno abbiamo noi messo su una bellissima squadra, tra l'altro anche con due progettisti di fama internazionale, che ci permetteranno nei prossimi anni di interagire con quelli che sono i fondi nazionali, ministeriali ed europei, appunto con l'obiettivo di costruire queste strutture che magari la politica che ama ADE non ha saputo fare finora. E l'obiettivo nei prossimi 5 anni almeno 3 strutture. Dire le candidature in anticipo significa bruciarle, almeno per chi mastica un po' di politica è così, ma per come sono preso e per come sono avvelenato e per come ho sta catena in mano questa sera, direi alla città: domani mi candido a sindaco, così aspettiamo le prossime elezioni e vediamo se dobbiamo fare qualcosa noi, che siamo quella parte di giovani che vogliono spendersi per questa martoriata città, oppure dobbiamo ancora aspettare che qualcuno per noi cambi qualche cosa o vado a cambiare qualche cosa. Perciò capisci bene che oggi mi sento particolarmente col coltello in mezzo ai denti. A confronto Rambo, John Rambo era un boy scout, guarda. Beh, per favore Salvatore, non gli chiedere più politica o qualcosa che si possa collegare, perché se riparte di nuovo qua sotto ci vengono a trovare tutti qua sotto alla radio, cioè non sappiamo proprio come dividerci. Sono finiti quei tempi, Alice, al massimo ora mi mandano un messaggio WhatsApp e mi dicono: ma che cosa hai combinato, ma perché mi hai trattato così? Ma per quello che stai dicendo forse mi sa che ritorno nei vecchi tempi. Ma perché ho detto addirittura c'è il regista che sta mimando il segno della ghigliottina, come se sì, arrivano i sanguinolenti qua sotto e mi vogliono decapitare. Qua abbiamo la regia pure che si attiva. Sì, perché siamo tutti allegri questa sera. Sarà l'effetto di Spinello, non lo so. Cioè, fatto. È euforico, euforico. Invece Salvatore, per quanto riguarda gli sport minori, come ad esempio box, muay thai, karate, avete pensato pure di includerli in alcuni eventi o addirittura anche nell'associazione? Assolutamente, massimo rappresentante per esempio Andrea Vella con il muay thai. Ah, Andrea Still, sì. Qualche anno fa per esempio io non lo conoscevo, quindi era tra le mie pecche queste qui. Poi fortunatamente l'ho conosciuto di presenza, collaboriamo anche da un paio di anni. Naturalmente però qual è il problema degli sport minori? È appunto la fruenza nei confronti di questi sport, no? Quindi l'utenza generale magari viene meno, soprattutto poi in un periodo del genere come il Covid, che ha veramente devastato il mondo sportivo. Però il nostro obiettivo è quello di andare anche a rivalutare, anche a livello di comunicazione, tutti quegli sport che magari fanno parte del sottobosco e quindi non sono conosciuti dai tanti. Quindi questo è uno degli obiettivi che si è posto. Che poi ricordo che Andrea Vella, perché lo conosco pure benissimo, è andato lui, mi sembra, in Thailandia ad allenarsi e a perfezionare il suo stile. Perciò parliamo di un ragazzo che ha investito pure tantissimo, no? nella sua passione. Io me lo ricordo ai tempi di quando correva con le motocross, perché essendo un figlio d'arte suo padre correva ai tempi di Mondalungo, Andrea ha iniziato pure col motocross, poi è passato alle arti marziali, ma io l'ho conosciuto proprio grazie alla passione per le moto. Sì, poi la cosa che mi piace tantissimo della mia, chiamiamo professione, perché poi diciamo stendiamo a 360 gradi, è il rapporto umano che si viene a creare con ognuno di loro, con ognuno degli istruttori, il conoscere anche la loro vita. Poi la cosa che mi piace di più è appunto questa, perché grazie a loro sono cresciuto tantissimo io, ho preso tantissimo esempio, ed è quello poi che giornalmente poi riesco ad apportare di nuovo con tutte le altre associazioni. Però poi si è creato quel rapporto talmente stretto che ormai la prendo quasi sul personale, quindi quando ognuno di loro ha dei problemi non posso che non dare una mano. Beh, è una grande famiglia, che cosa c'è di meglio? È bellissimo, perché poi avete anche un ambiente lavorativo che è idilliaco, voglio dire, non riuscite a collaborare maggiormente tra di voi.
Vabbè, sì. Perché manca ammendicazione, no? Essendo che manca l'ammendicazione, lì si lavora benissimo. Questo è l'hashtag mica il comune Daniele. Di Gela, certo. Allora, devo dire che con questo termine ci ho lavorato tantissimo appunto per far sì che venisse cancellato. Perché quando sono andato a far parte appunto dell'ASI, o meglio all'interno ancora più in generale del mondo dell'associazionismo sportivo e della dirigenza sportiva, magari questo termine veniva utilizzato, perché prima l'associazione era uno contro l'altro, quasi come se volessero primeggiare, o meglio dovessero primeggiare o oscurare gli altri. Mentre ASI, quando è entrata, naturalmente poi grazie anche alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a farli collaborare proprio come una vera e propria famiglia, ha utilizzato il termine adatto, io la chiamo sempre famiglia, perché quello che devono fare le associazioni all'interno del nostro ente è aiutarsi uno con l'altro, qualsiasi cosa serva l'altro la mette in condivisione e così ognuno cresce con le proprie potenzialità. Ma invece per quanto riguarda lo sport per i diversamente abili, che è un argomento che viene trattato poco a volte, soprattutto adesso con questa situazione così assurda, è come se fossero messi quasi del tutto da parte. Sì, come dicevo prima, ho portato l'esempio appunto di Special Olympics di Natale Saluci. Posso dire in realtà che sono stati poi tra quelli che hanno spinto tutto lo sport nazionale. Come ho detto prima, le attività fatte su Zoom adesso hanno preso un obiettivo spettacolare, ovvero quello di registrarsi, ogni atleta registra i propri passi o la propria corsa a livello atletico e questo dovrà servire per raggiungere la Terra alla Luna. È un obiettivo che si sono posti in maniera incredibile. Bellissimo. Ed è bellissimo. Salvo Spinello alias Gagarin proprio. E stanno partecipando appunto in molti, devo dire anche tutti i professionisti dello sport nazionale, ed è una cosa veramente stupenda che loro sono riusciti a portare. Fantastico, bellissimo. Ora io saluto Salvatore Spinello come presidente dell'associazione ASI, project manager dello sport, chi più ne ha più ne metta, mando la pubblicità e ripresenterò il nostro ospite in un'altra veste. Quindi oggi abbiamo tre ospiti. Ah, dottor Jekyll e Mr. Hyde. Esatto, quindi ci sentiamo e ci vediamo tra pochissimo. 9 e tre quarti, per offrire un'opportunità di incontro tra i giovani e le istituzioni, per parlare di senso civico, di istruzione, di cultura e tanto altro. Condotto da Alice Aldisio e con la voce fuori campo del famoso Ade. Quando vivi per lo sport, c'è solo una linea da seguire. Sportline. Sportline, la linea di chi va sempre al massimo. Sportline, 300 metri quadri nel cuore di Gela, dedicati a chi ama lo sport. Sportline. Tutte le marche migliori. Nike, Adidas, Pyrex, Converse, Dea, Liu Zhou Milano. Sportline, di Massimo Russello. Corso Salvatore Aldisio 359 Gela, anche su Facebook. Sportline, sport and fashion. Da Zarbolandia c'è il Black Friday. Rocker. Benvenuti nel magico mondo di Zarbolandia. Zarbolandia è affiliato Giocheria, la più grande catena nazionale di negozi specializzata nel giocattolo. Più scelta, più spazi, più giochi di qualità. Questa è Zarbolandia. Da Zarbolandia c'è il Black Friday. Black Friday su tutti i giochi e i giocattoli a prezzi scontati. Scegli tre articoli, il meno caro lo paghi solo un euro. Da Zarbolandia c'è il Black Friday. Zarbolandia, un mondo fatato con mille offerte tutto l'anno. A Gela in via Matis 1, dietro la cantina sociale, e a Licata in via Gela 171. Comar, noleggio macchine per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura destinati alle imprese, ai privati e agli enti pubblici. Macchine per movimento terra, sollevatori telescopici della Manitou, escavatori, mini escavatori, mini pale, terne, cestelli e elevatori, torri faro, macchine per la manutenzione del verde e tanto altro. Comar, azienda competitiva e preparata nel noleggio di furgoni chiusi e cassonati, autocarri, generatori di corrente e macchinari utensili come motocompressori, motosaldatrici e martelli demolitori. Comar, noleggia tutti i mezzi di cui hai bisogno. Chiedi un preventivo, siamo molto competitivi. Vi aspettiamo a Gela, in via Venezia 356, sulla pagina Facebook e sul web comargela.com. Telefono 0933 93 6655. Comar, le nostre macchine, a supporto del tuo lavoro.
Centro Ceramiche, specializzati nella progettazione, lavorazione, vendita e installazione di pavimenti, rivestimenti e lastre in gres porcellanato, anche di grandi formati e a basso spessore. Vasta scelta di sanitari e arredo bagno. Ampio showroom dove scegliere le migliori soluzioni per ogni ambiente. Centro Ceramiche di Rosario Calabrese, via Venezia 325 a Gela. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClick. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga. A garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 9:15, il giovedì alle 18:30 ed in replica il venerdì alle 7:30 del mattino. In FM, sui social, sul sito e sull'app Radio Gela Express. Condotto da Alice Aldisio e con la voce fuori campo del famoso Ade. E rieccoci qua, buonasera a tutti. Ma non è bella la nostra sigla, ma non vi gasa, a te non ti gasa, Salvatore? Ma tantissimo, infatti vi seguo ogni sera. Sì, ogni sera, certo. Salvatore è molto spiritoso perché noi, io ti ricordo che andiamo in onda dalle 18:30 alle 20:30 ogni giovedì della settimana. Quindi al massimo tu ci ascolti la sera in streaming o sul sito di Radio Gela Express, www.radiogelaextra.it, e ti riguardi le puntate più e più volte se te le ascolti ogni sera. No, ma io vi attendo ogni sera per essere così pronto il giovedì. Certo, e stavolta eri proprio così pronto che ti sei presentato qui. Ragazzi, ve lo dico, che queste sono delle chicche appunto dietro le quinte. Sei presentato qui con quasi un'ora di anticipo. Si è visto con gente del sabato, no? Bello che gli ho detto, mi raccomando puntuale, perché lui è puntuale, però a volte con tutti gli impegni che ha non... Oh, io un paio di volte che l'ho avuto degli appuntamenti con lui, sempre in ritardo è arrivato, mai in anticipo. Stasera un'ora in anticipo, sembrava ecco, come quando c'era Fantozzi che doveva partire per il casinò e partire 5 di mattina è andato alla stazione alle 5 di mattina per partire alle 9 e mezzo di sera. Grazie Ade, sei un carissimo amico, grazie. Ti voglio bene. E allora, noi siamo con il terzo ospite della puntata, il dottor Salvatore Spinello, che adesso non è più in veste di presidente dell'associazione ASI, di project manager e quant'altro, ma è in veste di autore televisivo. Rullo di tamburi. Sì, questa è una sorpresa mondiale, posso dire sorpresa mondiale, e tra l'altro ho visto che ci stanno seguendo gli altri miei colleghi autori. Che li salutiamo e sì. Vogliamo sapere delle informazioni dietro le quinte per dirle qua in radio, così anche quando non c'è lui, così è più invogliato ad ascoltarci, così magari ci chiama e dice ma che cosa stai dicendo, e dico hai visto che ci stai ascoltando adesso? E tra l'altro posso dirvi che vi ascolto dalla Sardegna. E gli altri due dal Lombardia e dalla Toscana, quindi wow, abbiamo unito l'Italia stasera. Abbiamo fatto più noi che Garibaldi nel 1861, va? Assolutamente. Allora, parlaci di questa tua nuova avventura, che poi tanto nuova non è, perché io so che ci stai lavorando da molti, molti anni. Sì, sicuramente la parte di autore TV, poi uno vede magari solamente la parte finale, no? Quando la trasmissione viene poi mandata in onda, non si rende conto che gli autori, appunto, che sono coloro che creano il format, il prodotto, in realtà lavorano quasi decenni. Anzi, noi siamo stati fortunati, ma soprattutto dovuto alla nostra anche bravura, e devo dire non solo personale, ma soprattutto grazie ai miei tre collaboratori esterni, come ho detto, che siamo riusciti in pochissimo tempo, e posso dire più o meno in 3 anni e mezzo, a realizzare 5 format televisivi.
Cioè non uno, non due, non tre, ma ben cinque format televisivi. Non so se mi spiego. La mente è appunto proprio Morris, colui che ha commentato anche sulla pagina Facebook di Radio Gela Express. È grazie a lui che mette l'idea e poi noi facciamo tutto il corollario attorno. La plasmate, benissimo. Io ho avuto, per esempio, Salvatore, ho avuto sempre in mente a Gela di fare la trasmissione tipo Pimp My Ride, quando prendevano le macchine tutte scassate. Sì, sì. Tipo, però farla tipo nei quartieri tipo come il Bronx, come Carrubazza, così, no? Tipo che già le macchine le troviamo già tipo modificate. Ma fare, se spendiamo forse 20 euro sì e no e prepariamo le macchine alle persone. È una bella idea, ma magari ci possiamo lavoriamoci. Lavoriamoci. Ma allora, questi format televisivi, io so che non ne possiamo parlare tantissimo proprio perché ancora sono in fase di lavorazione, o comunque se sono completati devono vedere la loro ultima realizzazione. Ma cosa ci puoi svelare che non ti crea difficoltà, ecco? Sì, ha detto benissimo, ancora tutto è segretato, appunto perché saranno poi resi pubblici solamente durante le trasmissioni. Posso dire invece lo stampo con la quale le abbiamo ecco, create. È sicuramente con una promozione territoriale, una promozione anche personale e una promozione sulle città. Questo è quello che abbiamo voluto dare come stampo ai nostri format, anche perché ognuno di noi deriviamo quasi tutti dal mondo dell'associazionismo. Molti di loro già facevano parte anche di quello che era il mondo poi delle reti TV, quindi grazie a loro abbiamo avuto molta esperienza e anche quella capacità poi di buttare giù un format che avesse già le possibilità subito di andare a correre. Perché, preannuncio, tre di questi andranno in una rete nazionale, per capirci dall'1 al 9, ok, non posso dire altro, mentre gli altri due in una rete sempre nazionale, però che fa parte poi di qualche canale in più. Okay? Io posso dire purtroppo solamente questo, anche perché abbiamo ancora il riservo. Guarda che già hai detto tantissimo, sono delle informazioni bellissime. Io ti faccio naturalmente i miei migliori auguri, proprio perché so che è da anni che ci lavori ed è un bellissimo traguardo. Ma io lo so, ma i nostri radioascoltatori non ne sono a conoscenza. Da dove è partita questa tua passione che poi hai fatto diventare un vero lavoro? Allora, come mi piace anche dire e comunicare alle associazioni e ai ragazzi che magari abbiamo avuto anche nei diversi laboratori che abbiamo realizzato, i lavori possono nascere anche da semplice passione. Infatti il tutto con gli altri tre autori nasce da una collaborazione gratuita e in un percorso totalmente diverso, ovvero che erano i concorsi di letteratura. E in mille altre poi occasioni che abbiamo avuto di collaborare, sembra dal punto di vista proprio associazionistico, però questo ci ha permesso di consolidare il nostro rapporto, credere in quello che sono poi le nostre capacità. E tre anni e mezzo fa ci siamo guardati e abbiamo detto: guarda, ma forse una delle nostre idee poteva essere realizzata in TV. Da quel momento non ci siamo più fermati. Siamo appunto con 3 anni e mezzo di lavoro che lavoriamo praticamente giorno e notte anche con loro. Ci sono state infatti diverse videochiamate alle 2-3 di notte, appunto perché lì è lo spazio che abbiamo. Certo. Ma sono uscite bene. Se fossero le 2 del mattino, così, cioè le 2 del pomeriggio più che del mattino. Posso dire che sono idee veramente geniali, uscite da Morris e poi appunto sviluppate da noi quattro, che daranno un grande respiro dal punto di vista nazionale. Perché magari per adesso la TV si è quasi adagiata negli allori, o meglio, non sono più allori. E vediamo. Sì, infatti, purtroppo è quello. E la qualità sta scadendo. Il nostro obiettivo è stato quello di portare la cultura e la promozione territoriale nei format televisivi. E penso che questo farà la differenza. Beh, ottimo, non potevo aspettarmi di meglio, qualcosa di diverso da te, che ami la cultura e proviene appunto dal mondo associazionistico. Era quasi inevitabile che andavi a mettere in campo delle trasmissioni o comunque una struttura che poi possa andare nelle reti nazionali, che non parli di cultura e di valorizzazione del territorio. Io mi chiedevo, il lavoro c'è ed è tanto,
I frutti non si vedono subito. Cosa ti ha portato ad oggi a continuare e a non mollare? Perché gli ostacoli magari sono, non magari, cioè sono tanti, sono veramente tanti. Cos'è che ti ha spinto ad andare sempre avanti? Penso una sola cosa, la passione. La passione che poi uno mette in campo, scusate il gioco dei parole, nei vari campi, che possono essere la cultura, lo sport. La passione ti spinge ad andare oltre poi quelle che sono tutte le difficoltà che la vita ci pone davanti, ma non solo quello, ma anche la poliedricità poi che dobbiamo ognuno di noi avere. E soprattutto in questo periodo dove il Covid ci ha dimostrato che basta un semplice virus per rivoluzionarci la vita, abbiamo messo in campo tutte le nostre conoscenze in maniera da diversificare il più possibile quelle che sono le nostre capacità, che adesso, dopo 8 anni appunto di lavoro, stanno diventando anche fruttiferi. Beh, no, ma sai, mi hai fatto pensare ad una cosa che è successa un paio di giorni fa, che parlando con una persona a me molto vicina, parlavamo della situazione Covid, eccetera, e mi diceva, sai, il lato positivo è che magari ripartiamo un po' tutti da zero. È come se si fosse azzerato tutto quello che c'era prima per ripartire meglio dopo. Tu, in merito a questo, cosa ne pensi? Cosa pensi della situazione attuale, del fatto che magari ci possa essere una ripartenza, ma differente rispetto a quelle che finora noi abbiamo visto? Allora, come tutte le grandi crisi poi mondiali che ci sono state nella storia, hanno dimostrato che la ripartenza poi dava la possibilità alla gente di reinventarsi. Tant'è vero che dopo le grandi guerre cominciano a nascere delle nuove fabbriche, cominciano a nascere dei nuovi lavori, e questo penso che accada anche nei giorni nostri. Da qui a 10 anni vedremo sicuramente figure professionali totalmente diverse da quello che era il passato. Sicuramente un ragionamento così è molto cinico. Però, perdonami un attimo se ti interrompo, però parliamo che dopo il 45 gestire i soldi per la ricrescita c'era un certo... come si chiama? Quello della Democrazia Cristiana, De Gasperi e tanti altri. Oggi abbiamo a Di Maio e a Company, perciò capisci bene che la ricostruzione, il mio vero dubbio è proprio quello, che all'epoca c'erano quelle persone di quella levatura che gestivano i soldi per la ricrescita, per la crescita e la ricostruzione. Oggi abbiamo Di Maio, Conte, guarda, Rocco Casalino. Ti posso rispondere molto facilmente. Molte volte noi demandiamo ad altri quelli che sono i nostri problemi. Io ti porto il mio esempio. La figura di Sport Project Manager non esiste in Italia. Dopo che ho iniziato il mio percorso formativo e l'ho fatta nascere, adesso siamo in 4 in tutta Italia. Questo che significa? Che ognuno di noi ha una responsabilità personale. Quindi ciò che possiamo mettere in campo deve essere demandato a noi stessi, non possiamo mai dire è colpa degli altri, perché altrimenti si finisce sempre a fare critica. Quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Purtroppo, avanti quando veniamo coinvolti, ma se non veniamo coinvolti, come non veniamo coinvolti noi, non vengono coinvolte le cose, le opposizioni, figuriamoci noi popolo. Perciò di cosa stiamo parlando? Ma il popolo è colui che ha poi la autorità e la forza di mettere quei politici lì, quindi se si sbaglia a mettere il politico significa comunque che il popolo ha qualcosa di sbagliato. Ma nonostante questo, io quello che dico sempre alle associazioni è: facciamoci carico della nostra società. Noi, visto che ci reputiamo che abbiamo delle idee migliori rispetto agli altri, benissimo, facciamo il nostro, fino a dove possiamo arrivare. Sicuramente poi l'aiuto della politica è fondamentale in queste situazioni, ma noi dobbiamo fare il massimo, anzi di più rispetto a quello che ci compete. Quindi facciamoci carico e mettiamo questa nostra terra sulle nostre spalle per poter portarla fino a dove possiamo. Parli con uno che parla la tua stessa lingua su questo discorso, proprio perché io mi sono sempre speso e mi spenderò per sempre per questa città, e cercherò a tutti i costi e in tutti i modi di poter portare almeno un piccolo giovamento, se non un cambio di ideologia, di modo di pensare, no? Che è quello che ci attanaglia tutti e non ci fa crescere.
Beh, ce lo spieghiamo tutti, un po' tutti, effettivamente. Siamo qui per lavorare in merito, tanto è vero che ci sono tanti giovani volenterosi anche qua a Gela che comunque continuano ad investire sul territorio. Oggi, ad esempio, ho letto e ho visto un'intervista di un ragazzo, di Giuseppe Perna, che ha investito sul territorio gelese aprendo un supermercato, se così vogliamo chiamarlo, dove vende dei prodotti biologici o per coloro i quali hanno delle intolleranze come i celiaci, o anche dei prodotti innovativi. Ad esempio, ho visto che nel suo catalogo ha i prodotti per fare il sushi. Quindi c'è comunque una parte della cittadinanza gelese, che è comunque la maggior parte della cittadinanza, che continua ad investire, che i giovani vogliono fortemente stare a Gela e vedere la propria città migliorare e auspicare in un futuro migliore. Assolutamente, perché poi la cosa importante è la diversificazione del mercato. Quando andiamo ad affollare poi le stesse fasce di mercato, naturalmente andiamo a intasarlo, quindi non possiamo poi aspettarci che possano portare dei benefici, che ci possano cambiare la vita. Sicuramente ragazzi come appunto lui, che hanno creduto forse in un cambiamento, una fascia di mercato totalmente diversa, intanto mi auguro che possa avere un successo, ma non solo in città. Adesso col mercato anche del web abbiamo possibilità di rivolgerci a tutto il mondo. Sì, infatti lui ha un catalogo web e si è molto attrezzato bene, gli faccio i miei migliori in bocca al lupo. Io sono curiosa di chiederti qual è il tuo format, o meglio la tua trasmissione televisiva preferita, o che magari adesso non c'è ma che c'era prima, proprio... Nudi e crudi. Lo seguo ogni giorno quello lì, e quando pranzo. anche io. E se si facesse, sappi che sono il primo candidato, perché ecco, essendo che da bambino mi chiamavano Mowgli, perciò capisci bene che una forma di reminiscenza mi è rimasta, no? Te lo immagini a parlare con i lupi. Sì, certo, tipo il Mister Crocodile Dundee. Non si è mai fatto vedere, quindi io posso solamente immaginare, ma non so se sia proprio una bella immagine. Immagina puoi. Ah, sicuramente mi ha fatto una domanda che mette un po' in difficoltà, perché la TV purtroppo non è mai stato tra i miei interessi principali. Strano, allora, per quello che stai facendo adesso è molto strano. Ma perché la voglio rivoluzionare, ecco, la voglio rivoluzionare. Ecco. Posso essere noioso, magari risultare noioso, perché quando guardavo le TV era per i documentari. Quindi... È la stessa cosa io, no? Più Alberto Angela, meno Angela Chianello, come diciamo, no? Io invece posso dire che uno dei miei format televisivi che amo guardare tutt'oggi, che se non ricordo male sì, è su D-Max, è Come è fatto. Perché sei curiosa. Ma è bellissimo, perché fanno vedere ragazzi di come fanno anche nelle catene di montaggio americane. Nelle catene appunto americane, come fanno anche i tortini che mangiano gli americani, gli hot dog, o invece il bullone. Non è su D-Max, ma è su K2, ecco, su K2 che li convoca. Però è bellissimo. È cambiato. Sì, è cambiato. Però è bellissimo. Anche su K2 o su D-Max fanno vedere quando rivoluzionano tutte le macchine. Cioè, comunque K2 e D-Max devo dire che mandano a tutt'oggi delle... come dire, aiutami tu per trovare il termine preciso, trasmissioni, ecco, delle trasmissioni interessanti che non scadano nel banale o nel trash. Assolutamente, perché il digitale ha portato una grande innovazione, come tutte le cose bisogna saperlo utilizzare. Purtroppo la TV, quella rivolta al popolo, no? Nel senso buono del termine, nessuno mi linci per questo termine. No Maria, io esco. No Maria, io esco. Ne hai citata purtroppo una che è quella lì, è quella a cui pensavo. Col cuore, assolutamente. è rivolta purtroppo a un pubblico medio. E invece il digitale, allargando poi la possibilità anche di trasmissioni, ci ha fatto conoscere tutta una serie di format che sicuramente erano già famosissimi all'estero, perché questo è come fatto, viene appunto, sì, dall'America, che ci ha dato la possibilità di conoscere un mondo per noi sconosciuto. C'è stata una puntata che mi ricordo di questa sulla Lamborghini.
che ogni bullone della Lamborghini è firmato, pure sì, io l'ho visto, ogni minimo bullone, cioè sì, grazie al suo prezzo, e poi non è manca italiana, non dimentichiamo che l'ha comprata, mi parla BMW. Vabbè, fatto però... c'è che comunque offre una macchina che è effettivamente valida e tu paghi quello che hai, cioè se la tua macchina è firmata in ogni minimo dettaglio, cioè proprio i bulloncini, le vitine piccoline dove c'è scritto proprio è fantastico, assolutamente è fantastico, cosa che ad esempio non fa la Ferrari, anche se io sono una fan sfegatata della Ferrari, nonostante me ad oggi nel campionato non andiamo bene perché l'abbiamo perso, però pazienza. Vabbè, non sempre si può vincere, ma dalle vittorie... Non vinciamo però da tanto. Ma dalle vittorie si può imparare, dalle vittorie si può imparare. Beh, speriamo che gli ingegneri, diciamo, facciano un po' qualcosa e che Leclerc pure possa dare soddisfazioni nei prossimi anni, perché devo dire che stiamo andando proprio male, però va bene. Anche se, devo dire che Hamilton, che è il campione appunto che ha vinto... di nuovo il mondiale, effettivamente se l'è meritato tutto, è veramente bravo, molto molto bravo, assolutamente. Poi non ha monoposto di grandissimo livello, quindi non poteva che vincere. No ma cioè, stanno veramente volando, cioè. Assolutamente, infatti non è, l'obiettivo è quello di farli partecipare ad essere campionati da aerei, non più di macchine. Sarebbe bello, sì. Ad esempio, parlando di America, io non so come si chiama questo sport, però ci sono quelle macchine che sembrano degli aerei che sfrecciano nel deserto, che vanno velocissimo. Non lo so come si chiama, tu che sei sportivo. Purtroppo non mi sta venendo neanche a me. Ora ci informiamo, mandiamo il brano e ci dobbiamo informare, lo dobbiamo dire. Ci vediamo tra poco.
9 e tre quarti, il programma che consente ai giovani di esprimersi liberamente, condotto da Alice Aldisio e con la voce fuori campo del famoso Ade. Dimensione Bellezza Multibrand è l'azienda interamente dedicata all'Hair World ed è molto più di un semplice negozio. Dimensione Bellezza vi dà la possibilità di scegliere come acquistare le migliori attrezzature e i migliori prodotti dei brand più prestigiosi per la cura e la bellezza dei capelli, corpo e viso, con tutti gli aggiornamenti sui trend e i look del momento. Dimensione Bellezza è concessionario esclusivo linee Lady Nail, Mesauda Milano, Nika, Elkim, HG, Gamma Più, Charmin Beauty. Da Dimensione Bellezza, parrucche vere ed accessori moda per capelli. Dimensione Bellezza supervaluta la vostra vecchia piastra per capelli con l'acquisto di una nuova. Dimensione Bellezza è molto più di un negozio. È vendita all'ingrosso e al dettaglio per professionisti e non solo. Dimensione Bellezza Multibrand, via Recanati 149, Gela, 09 33 19 62 28 08. Sui social Dimensione Bellezza. Il mare, il sole, la terra, tutto ciò che amo guardare lo vedo con un'ottica diversa, quella dell'ottica Domenico Lauria. Ottica Domenico Lauria, da sempre il miglior punto di vista. A Gela, nell'unico e solo punto vendita di via Venezia 30, a pochi metri dall'uscita per Vittoria. Dottor Domenico Lauria, ottico optometrista. Ottica Domenico Lauria, moda e qualità per i tuoi nuovi occhiali da vista o da sole. Prodotti e servizi che fanno la differenza. Dottor Domenico Lauria, ottico optometrista, il professionista della visione. Ottica Domenico Lauria, a Gela, nell'unico e solo punto vendita di via Venezia 30, a pochi metri dall'uscita per Vittoria. Ottica Domenico Lauria, per non rinunciare al lusso di vedere bene. Quante volte hai pensato di avere una farmacia accanto a te, magari a due passi da casa? Oggi puoi! A Gela, nella zona residenziale di Sette Farine, c'è la farmacia Sette Farine. Farmacia Sette Farine, la farmacia fuori dai luoghi comuni. All'interno della farmacia Sette Farine, accanto ai farmaci, ci sono degli spazi dedicati all'igiene, alla cosmesi, agli integratori, alla cura degli animali e ai prodotti per la prima infanzia e la terza età. La farmacia Sette Farine è inoltre dotata di una sala dedicata all'autodiagnosi. Concedetevi il meglio a piccoli prezzi. Alla farmacia Sette Farine ci sono le promozioni sulla linea cosmesi e corpo. Alla farmacia Sette Farine c'è il servizio WhatsApp 351 11 36 523. Chiedi, invia e ricevi a casa gratuitamente. Farmacia Sette Farine, a Gela, in via Sette Farine 90. Sul web e sui social, Farmacia Sette Farine. Prova a dirmi beautiful. Very beautiful. Partire per poi ritornare. Una vita in vacanza. Speedy Junior, nuovo, grande, innovativo. Beautiful. Speedy Junior, accomodatevi e gustate le tante delizie del self-service per la pausa pranzo, con i primi e i secondi piatti abbinati agli spiziosi contorni. Speedy Junior. A pranzo e a cena, polli allo spiedo, la sera a tavola calda e naturalmente la favolosa pizza cotta nel forno a legna. Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Speedy Junior, grande nella scelta, veloce nel servizio, anche a domicilio. Chiama lo Speedy Taxi allo 0933 194 4200. I fratelli Carlo e Dario Truculento vi aspettano in via Venezia 319 a Gela. Speedy Junior, very beautiful. Futuro Sicuro dell'Università Telematica Pegaso è il programma destinato ai giovani. Futuro Sicuro UniPegaso è il programma destinato ai giovani di età compresa fra i 17 e i 20 anni e comprende una retta complessiva di soli 1.500 euro rateizzabili, comprensivo di tasse universitarie e materiale didattico. Per iscrizioni ed informazioni su programma Futuro Sicuro UniPegaso, rivolgersi all'Università Telematica Pegaso in corso Vittorio Emanuele 197, Palazzo Regina Margherita, a Gela. Per tutti i dettagli visita il nostro sito e la nostra pagina Facebook, Università Pegaso Gela. La tua sicurezza ci sta a cuore. La previdenza è il pilastro del tuo futuro. Ecco perché scegliere Sarto Assicurazioni. Se vuoi avviarti alla carriera assicurativa e vuoi far parte dello staff Sarto Assicurazioni, puoi chiedere informazioni e chiamare lo 0933 91 43 23. 0933 91 43 23. Sarto Assicurazioni. Un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. Per una macchina sempre perfetta, brillante e lucidata, serve un'autocarrozzeria sempre pronta, disponibile e aggiornata.
Autocarrozzeria Giuseppe Schembri, un'officina specializzata nella riparazione di carrozzerie di autoveicoli di ogni marca e modello. Personale qualificato adatto alle più moderne e sofisticate attrezzature e strumentazioni per la cura e le modifiche della vostra auto. Autocarrozzeria Schembri, non solo officina, ma anche servizi come macchina di cortesia, disbrigo pratiche di sinistri con consulenza legale a rimborso, soccorso stradale per il recupero di veicoli guasti o incidentati. Disponibile 24 ore su 24, 347 34 31 088, 347 34 31 088. Giuseppe Schembri è lieto di presentarvi l'autocarrozzeria proiettata nel futuro. Gela, via Immacolata Concezione 53, zona 7 Farine. 9 e 3 quarti, il giovedì alle 18:30 ed in replica il venerdì alle 7:30 del mattino, in FM, sui social, sul sito e sull'app Radio Gela Express. E rieccoci qui per gli ultimi minuti per stare insieme. E dato che abbiamo ascoltato di nuovo la sigla, che ripeto è bellissima e mi carica tantissimo, vi ricordo che stasera su Canale 5 c'è la Camera dei Segreti di Harry Potter. Tu la guardi, Salvo? Sì, e ci accompagnerà tra l'altro fino a Natale, se non, se sì. No, sbaglio. Capodanno. Anche Capodanno. Giovedì. Sì. Visto, noi abbiamo scelto la giornata perfetta, andiamo in onda e c'è Harry Potter. Infatti faremo un annuncio a Mediaset quando si finisce, poi, dal primo giovedì di gennaio 2021, inizieremo di nuovo con Harry Potter, così tutto l'anno, ogni giovedì, così ci porta compagnia. Ma sì, tutta la saga lo permette, sono tantissime ore. 8 film, poi vabbè. Guarda, ha detto Stephen King questa settimana che Harry Potter rimarrà per millenni nella memoria dell'umanità. Talmente è un'opera fantastica. Io lo penso, guarda, l'ho conosciuta pure in ritardo. Grazie ad una persona che è stata a me carissima, che mi ha quasi costretto a guardare la saga facendo una maratona di un giorno e mezzo, perché capisci bene che... Non hai dormito, in breve. Sì. E da lì mi sono innamorato, oggi non mi perdo più una replica. Nisso. Quante cose si scoprono così? Invece io so che Ade mi deve fare scoprire altre cose, proprio se le sta riservando per gli ultimi minuti. Sì, assolutamente sì, perché ti volevo parlare della scelta dell'ordinanza sindacale, che dopo il casino che abbiamo fatto sulle pagine chiedendo di sospendere i mercati e le scuole al sindaco, il sindaco non so per quale fantasia Sapanzau ha chiuso mezza città, tra cui le arterie principali, quando noi chiedevamo solamente di sospendere il passeggio e non il transito. Forse gli avranno detto che il virus esce dalle marmitte delle macchine, che ne so, e ha bloccato pure il transito in via Parioli, in altre arterie, completamente bloccando la città. Ora non so, sapevo che dovevano pure rimodularla per allentarlo un po' al transito, non ovviamente al passeggio, ma capisci bene che per un periodo anche i negozianti delle zone che si sono trovati lì ad avere i vigili urbani davanti che smistavano il traffico dicendo lei dove deve andare, lei cosa deve fare, un fiorino, capisci bene che si sono trovati, come si dice a Bolzano, pigliate dei turchi. Sì, immaginavo che dicesse una cosa del genere, naturalmente, però è stata effettivamente neanche una settimana, perché comunque è entrata in vigore lunedì. Sono stati 4 giorni un po' particolari e sopra le righe, perché effettivamente sono state chiuse al traffico delle zone che, come dicevi tu, sono le arterie principali della città. Che poi io non ho capito dov'era il senso di questa scelta, io ancora non l'ho capito, anzi, se il sindaco magari ci fa sapere, che ne so, tramite posta, tramite commento, perché il senso di andare a chiudere il transito in alcune zone, quando il problema sono gli assembramenti, perché la foto di domenica scorsa è stata una coltellata in faccia, perché c'erano un sacco di gente, manco durante la festa della Madonna dell'Alemanna, sul lungomare, dico, ma il transito perché? Mica si trasmette dentro le macchine il virus, o c'è pericolo di contagio dentro le macchine? Il transito è una cosa, gli assembramenti sono un'altra cosa, come per esempio, per dire, che quando
Noi abbiamo, va bene, i vigili urbani ce l'abbiamo, però, ma posso capire che in comune non abbiamo delle somme per andare a prendere anche la forma di vigilanza privata ed evitare gli assembramenti della gente o le associazioni dei carabinieri come le hanno usate al mercato settimanale prima di chiuderlo? Dico, capisci bene che sono delle scelte che ci lasciano titubanti e non serve manco un arco di scienza per arrivarci. Ma io sono sempre dell'idea che ogni scelta presa in questo momento è una scelta difficile e avrà sempre la difficoltà e dall'altra parte sarà sempre discussa e magari poco amata. Anzi, attenta a parlare, che sennò dicevo pure che sei isterica, perché già l'ho detto alle mamme che chiedevano la chiusura delle scuole, le ho detto isterica, ora va a finire che se sbaglio lo dice pure a te che sei isterica lì. Vabbè, forse non sarà né il primo né l'ultimo. Però resta il fatto che, come stavo dicendo, ogni scelta presa in questo momento è una scelta difficile da prendere e bisogna naturalmente dosare bene ogni minimo particolare. Secondo me la scelta presa dal nostro sindaco avrà comunque una sua... aiutami. Un senso lì. Ecco, avrà un senso. Ma me lo auguro, guarda. Avrà un senso, come abbiamo chiesto ai consiglieri all'inizio della puntata di dirci la loro sul fatto che non hanno approvato alcuni consiglieri la mozione del Banco Digitale. Se il sindaco pure vuole replicare, noi siamo qua. Sì, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un sindaco che invece di andare a mettere riprendo il discorso di prima, invece di andare a mettere la pace ad una diatriba nata sui social, che secondo me quello che ha fatto la Morselli non è nemmeno tanto sbagliato. Lei ha detto la sua, poteva dirla, però almeno il sindaco poteva mettersi in mezzo cercando di gettare acqua sul fuoco, non difendere così a spada tratta, aumentando ancora la polemica. Ma io sarà che per deformazione professionale, ma penso che in questo periodo siamo un po' tutti stressati e sopra le righe, e penso anche che dato il fatto che questa diatriba, questa polemica sia scoppiata all'interno della maggioranza, sicuramente ci sono molte altre cose che noi non sappiamo. Sì, gli assessorati, gli assessorati. Anche che tante altre cose che sommate poi fanno scattare la scintilla e invece di andare a placare gli animi magari a volte si vanno ad infuocare un po' di più. Resta il fatto che naturalmente dobbiamo tutti un po' calmarci, stare più sereni e lavorare per il bene della città, quindi mi auguro che comunque l'ordinanza magari sia rivista per quello che non va, che si è visto che non va proprio benissimo, e si vada avanti, perché ripeto, l'obiettivo prioritario per tutti, non solo per il primo cittadino ma per tutti i gelesi, è vivere bene nella propria città. Quindi anche il gelese deve fare la sua parte, come non assembrarsi, rispettare le distanze di sicurezza, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani. Quindi sono cose fondamentali. L'immagine che abbiamo visto noi domenica scorsa, vero è che non c'erano molte pattuglie, vero è che c'erano assembramenti e tutto quello che ne consegue, ma è vero anche che è il frutto della scarsa considerazione della situazione da parte di alcuni gelesi. No, ma indubbiamente quei cittadini hanno le colpe di non seguire le regole e sono strafottenti, ma su questa cosa non non ci piove, non ci nevica, però capisci bene, cara Alice, che vero che è così, però è anche vero che per cercare di evitare certe cose, le scelte politiche devono stare alla base, no? Assolutamente, quindi noi ci auspichiamo che il primo cittadino, gli assessori, i consiglieri e tutti i cittadini di Gela possano lavorare al meglio per migliorare la città e soprattutto per contenere il virus, che anche qua Gela si fa sentire prepotentemente. Detto questo, io sono contenta di aver avuto qui degli ottimi ospiti e di aver avuto Salvatore, che si è sdoppiato come Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Ringrazio te, Ade, che come al tuo solito sei pungente, riverente e col coltello in mezzo ai denti. Sì, che John Rambo stasera si mette di lato. No? Ecco. No, adesso ora dobbiamo svestirci dalle nostre cuffie e indossare la bacchetta magica. Quindi, Salvatore, io ti saluto. Sono, ti ripeto, molto contenta che sei stato qui con noi. E alla prossima. Sì, intanto grazie per avermi invitato qui e speriamo di rivederci presto con tutto ciò che abbiamo in mente di fare. Vogliamo qui le anteprime solo qui, eh? Assolutamente, prime mondiali. Io vi saluto ragazzi, è stato un piacere, noi vi abbiamo tenuto compagnia, ci siamo divertiti, spero che voi vi siete divertiti tanto quanto noi, quindi vi saluto e alla prossima. 9 e tre quarti, il programma che consente ai giovani di esprimersi liberamente. 9 e tre quarti, per offrire un'opportunità di incontro fra i giovani e le istituzioni, per parlare di senso civico, di istruzione, di cultura e tanto altro. 9 e tre quarti, un'occasione di partecipazione attiva, per informare e informarsi, per fare sintesi ed agire. 9 e tre quarti, una panoramica ed un'opportunità per esprimere il proprio spirito di iniziativa e per informare i giovani. 9 e tre quarti è un programma prodotto da Radio Gela Express, condotto da Alice Aldisio e con la voce fuori campo del famoso Ade. 9 e tre quarti, il giovedì alle 18.30 ed in replica il venerdì alle 7.30 del mattino, in FM, sui social, sul sito e sull'app Radio Gela Express.